Terzo mistero grandioso, la nascita di Gesù. Salve Regina, Mater misericordiae, vita concedo,
kao majka, jednostavnim riječima, ali ispunjenima s mnogo ljubavi i brige za moju djecu, koja su mi po mome sinu povjerena. A moj sin, koji je od vječne sadašnjosti, on vam govori riječima života i sije ljubav u otvorene duše, u otvorena srca. On vam govori riječima života i sije ljubav u otvorena srca. Zato vas molim, apostoli moje ljubavi, imajte otvorena srca, uvijek spremna za milosrđe i opraštanje. Po mome sinu uvijek oprostite bližnjima, jer tako će mir biti u vama. Djeco moja, brinite se za svoju dušu, jer ona je ono jedino što vam zaista pripada. Zaboravljate na važnost obitelji. Obitelj ne bi trebala biti mjesto patnje i boli, već mjesto razumijevanja i nježnosti. Obitelji koje pokušavaju živjeti po mome sinu, žive u uzajamnoj ljubavi. Još dok je bio mali, moj sin mi je govorio da su mu svi ljudi braća. Zato zapamtite, apostoli moje ljubavi, da su vam svi ljudi koje susrećete obitelj, braća po mome sinu. Djeco moja, ne gubite vrijeme razmišljajući o budućnosti, brinući se. Neka vaša jedina briga bude kako dobro svaki trenutak živjeti po mome sinu. I eto vam mira. Djeco moja, nemojte nikada zaboraviti moliti za svoje pastire. Molite da mogu sve ljude prihvatiti kao svoju djecu, da im po mome sinu budu duhovni očevi. Hvala vam. Gospa blagoslovila sve i sve nabožne predmete koje smo donijeli sa blagoslov, a kasnije nakon čitanja prijevoda grubog na engleskom i italijanskom, zamolit ćemo sve prisutne svećenike da nam blagoslove sve nabožne predmete. The rough translation in English, the correct one in the written form, you will have a chance to find during the day. Dear children, I'm speaking to you as a mother with simple words, but filled with much love and care for my children who have been entrusted to me through my son. And my son, who is from eternal presence, he's talking to you with words of life and is sowing love into your hearts. Therefore, I'm asking of you, apostles of my love, have open hearts, always ready for mercy and forgiveness. Through my son, always forgive to your neighbors, because in such a way, peace will be in you. My children, take care of your soul, because it is the only thing that truly belongs to you. You forget the importance of family. Family should not be the place of suffering and pain, but place of understanding and tenderness. Families that are trying to live through my son, according to my son, they live in mutual love. While he was still little, my son used to tell me that all people are his brothers. Therefore remember, apostles of my love, that all people that you're meeting are your family, our family, brothers through my son. My children, do not waste your time thinking about future worrying. May your only worrying be how to live good every moment through my son. And there is peace for you. My children, do not ever forget to pray for your shepherds. Pray so that they may accept all people as their children, so that
through my son, they may be their spiritual fathers. Thank you. Our Lady bless all of us and all religious articles. We're going for blessing. And after the translation, rough translation in Italian that will be read after this, we'll kindly ask more present priests to bless our religious articles as well. Thank you. La traduzione corretta la troverete durante la giornata. Cari figli, io vi parlo come madre con parole semplici, però sono piena di amore e preoccupazione per i miei figli che mi sono stati affidati da mio figlio. E mio figlio che dall'eterno presente vi parla con le parole della vita e semina l'amore nei cuori aperti. Per questo vi prego, apostoli del mio amore, abbiate i cuori aperti, sempre pronti per la misericordia e il perdono. Per mio figlio, perdonate sempre il prossimo, perché così avrete la pace. Figli miei, preoccupatevi per la vostra anima, perché è l'unica cosa che vi appartiene realmente. Vi dimenticate dell'importanza della famiglia. La famiglia non dovrebbe essere luogo di sofferenza e dolore, ma luogo di comprensione e tenerezza. Le famiglie che provano a vivere secondo mio figlio vivono in amore reciproco. Ancora quando era piccolo, mio figlio mi diceva che tutti gli uomini sono suoi fratelli. Perciò ricordate, apostoli del mio amore, che tutti gli uomini che incontrate sono famiglia. Fratelli per mio figlio. Figli miei, non perdete tempo pensando al futuro preoccupandovi, ma che la vostra unica preoccupazione sia come vivere bene ogni momento secondo mio figlio, ed eccovi la pace. Figli miei, non dimenticatevi mai di pregare per i vostri pastori. Pregate perché possano accettare tutti gli uomini come propri figli, che secondo mio figlio siano padri spirituali. Vi ringrazio. La Madonna ha benedetto tutti e gli oggetti che avete portato affinché siano benedetti. Adesso chiediamo a tutti i presenti sacerdoti di benedire le nostre, i nostri oggetti religiosi. Tutti i sacerdoti insieme diamo questa benedizione al popolo santo di Dio e anche agli oggetti di devozione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e benedica anche tutti i vostri oggetti di devozione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.